Ciao dolcezze, oggi una nail art molto molto particolare, diversa dal solito. È una richiesta di una ragazza che qui su YouTube si chiama Roberta DM. Praticamente lei mi ha fatto vedere una foto e mi ha chiesto se gentilmente le facevo il tutorial. Allora io nell'info box vi metto il link della foto così potete vedere alla nail art che mi sono ispirata. Niente dolcezze, se vi piace la nail art e volete sapere come si fa, seguite il tutorial. Come primo smalto vado ad usare questo rosa Barbie della Sinful Color in numero 713. Vado a creare un French normale direttamente con il pennellino dello smalto. Se voi non ce la fate potete aiutarvi con un dotterino, uno stuzzicadente oppure un pennellino fine. Dopo aver fatto il French, vado ad applicare uno smalto con i brillantini e uso in questo caso questo qui della e.l.f. Twinkie. Adesso vado ad applicare un brillantino lilla con l'aiuto di un top coat oppure uno smalto trasparente e il dotter. Lo applico praticamente nella linea inferiore del French. Adesso andrò ad usare un pennellino per la nail art di media lunghezza e con la punta fine e un bianco gesso. In questo caso uso questo qui della Rimmel, il nail tip, e vado praticamente a creare i petali, del fiore. Creati i petali, adesso prendo uno smalto rosa più scuro che tende al fucsia e uso questo qui di Essence della Circus Circus, il numero 4. Sempre con questo pennellino vado a creare una sfumatura vicino al glitter, quindi nel centro del petalo. Creato quindi il fiore, adesso vado ad applicare due passate abbondanti di top coat per far sì che il glitterino comunque non scappi via. Questa è la nail art finita. Come vedete non è stato semplice creare il fiore con gli smalti perché lo smalto diventa più denso dopo pochi secondi, quindi non è molto lavorabile. Questi fiori andrebbero fatti o con il gel oppure con l'acrilico, è molto molto più facile. Secondo me, però questo qui è il lavoro finito con gli smalti. Dolcezze, spero comunque che vi piaccia, spero di aver esaudito la richiesta di Roberta nel migliore dei modi. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!